Peki Game presenta. Il manga alternativo di cui ti volevo parlare oggi è una raccolta, una rivista di manga di autori di Ekiga che si chiama Verité. E la cosa interessante è che negli ultimi anni sempre di più ci sono delle piccole case editrici giapponesi o di altri paesi che piano piano prendono storie di autori alternativi che sono più o meno conosciuti in Giappone e nel resto del mondo e li traducono direttamente loro in inglese, in modo che i fan di questo tipo di fumetti, i fan che abitano non in Giappone, possono leggerli in una lingua loro comprensibile. La cosa interessante di questo Verité è che è pubblicato da una casa editrice, una casa editrice indipendente, che ha sede in India, quindi una casa editrice indiana, che è riuscita a prendere i diritti per queste storie di appunto autori ormai anche molto famosi da noi come Tsuge, Katsumata e altri due che forse sono meno conosciuti come Yuji Tsuneyama e Yukichi Yamamatsu. Dei primi due abbiamo anche avuto dei volumi unici pubblicati in Italia. Uno mi pare che si chiama Neve Rossa, invece di Tsuge hanno pubblicato tantissime cose ultimamente. Qui all'interno di Verité invece sono delle storie molto brevi. C'è quella di Tsuge, che è praticamente una specie di ricordo di questa donna, di questa vecchietta che stava davanti a un negozio vicino alla sua casa e di come stesse sempre seduta davanti al negozio per far entrare i clienti, per dargli il benvenuto. Quindi una delle solite storie di vita quotidiana a cui siamo abituati da lui. Stessa cosa per la storia di Katsumata. Lui gli piace molto parlare anche qua. Sono storie sempre di vita quotidiana, però di solito ambientate in una specie di antico Giappone in cui il confine tra reale e personaggi della fantasia, del loro folklore, non è ancora così ben delineato. E qui racconta l'amicizia tra un ragazzino e questa semidivinità, questo procione, con i loro rapporti sia tra di loro che con il resto degli abitanti del piccolo villaggio. E di come alla fine la modernità, il fatto di allontanarsi dalla natura per gli umani, finisca anche per perdere questa capacità di parlare con la natura e del poter vedere questi spiriti. La storia invece di Tsuneyama, autore che credo, non ricordo se siano state pubblicate altre cose sue in inglese, questa potrebbe essere una delle prime pubblicazioni che abbiamo la fortuna di leggere. È una storia molto semplice di questo ragazzo che si innamora di una prostituta e quindi cerca di sposarla, di comprarla dai suoi protettori. Classica storia che poteva comparire su Garo negli anni 60 o 70. Sicuramente una bella introduzione a un autore appunto praticamente sconosciuto. Devo comunque verificare se hanno pubblicato qualcos'altro di suo in Occidente. E invece la storia di Yamamatsu, anche questa è pseudobiografica, perché è un autore giapponese che però si è trasferito proprio in India e ha questo stile in effetti che è un po' strano. A volte non sembra quasi neanche un fumetto giapponese. E racconta di questo negoziante indiano, di come cerca di tenere via i soldi per farsi una famiglia e poi in realtà finisce per aiutare dei bambini poveri della sua città. Di per sé tutte le storie di questi autori giapponesi sono abbastanza semplici, non c'è niente di particolarmente spastico, originale. Però Verité è uno di quei casi in cui una rivista di questo tipo, pubblicata in modo totalmente indipendente, secondo me vale la pena supportarla. Nella descrizione del video ti metto i link dove si può ordinare, perché è appunto, essendo stata pubblicata solamente in India, però si può ordinare online direttamente dal loro sito. E con l'espedizione mi pare che venga circa $20, tra i 20 e i $25 se non ricordo male. Tra l'altro appunto essendo una rivista al momento è uscito anche il secondo volume, che però non ho ancora recuperato, e quindi se lo ordini li puoi ordinare tutti e due assieme e ovviamente spendi meno le spedizioni. Infatti anch'io adesso sto facendo così, aspetto che esca anche il terzo numero e poi li ordino assieme. L'altra cosa fantastica che, a parte vabbè, un paio di pagine biografiche,
in cui spiegano chi sono questi autori giapponesi. C'è un bellissimo articolo, un saggio di Ryan Holberg, vediamo come si chiama, che non mi ricordo mai, che è un traduttore e diciamo un ricercatore del manga alternativo, Ryan Holberg, e qua parla di come le linee vengano usate nel Gekiga e in molti degli autori alternativi di Garo. Molto interessante se ti piace proprio la tecnica del manga, con appunto anche delle tavole fantastiche che dimostrano un po' la sua teoria su come il Gekiga abbia influenzato poi gli stili di tanti altri fumetti arrivati dopo. E poi dalla metà in poi del volume ci sono invece altri fumetti, però sono tutti di autori indiani. Quindi in qualche modo è anche una rivista che ti fa approfondire, ti fa scoprire degli autori, oltre a quelli giapponesi, anche degli autori davvero alternativi e indipendenti dell'India, probabilmente un paese di cui si conosce poco della loro cultura fumettistica. E qua ci sono sia cose più sperimentali come questa, che storie di vita quotidiana, ad esempio di muratori che devono costruire una casa, oppure di professori che lavorano nell'università di una città indiana e devono un po' riuscire a sopravvivere tra il dover insegnare agli studenti e il dover risolvere magari dei problemi nel gestire un campo universitario nel loro paese. E anche qua gli stili sono molto diversi, ci sono delle storie molto umoristiche e disegnate in maniera più cartonosa, più stupida per così dire, e poi invece ci sono anche cose appunto che possono ricordare anche molto il tratto, i disegni sperimentali di Garo e di altri autori di questo tipo. Quindi assolutamente è un volume molto speciale se vuoi conoscere delle storie magari meno famose di autori giapponesi più o meno famosi, ma anche per scoprire cosa fanno i fumettisti in India, che cosa scrivono e quali sono le loro tematiche. Si è scoperto una raccolta di fumetti interessanti e poco conosciuti. Come al solito, puoi dare un'occhiata agli altri video che pubblico su Gekigemu, dove cerco sempre di condividere e farti scoprire dei fumetti, dei manga originali e poco conosciuti, così anche tu puoi scoprirli e poi se ti interessano li puoi recuperare. Questo era il primo numero di Verité. Grazie per l'attenzione. E a presto!